Emozione, sorrisi e bracci, applausi. Sull'Olimpo loro, gli chef dei 12 ristoranti che grazie a un impasto sapiente di cultura e tradizione, ricerca e creatività, brillano con le ambite 3 stelle nei cieli della guida Michelin 2023 e illuminano l'Italia. Festeggiamenti corali per il nuovo tristellato Antonino Cannavacciuolo, anima di Villa Crespi. Confermati Heinz Beck, Massimiliano Laimo, Fratelli Cerea, Nico Romito, Massimo Bottura, Nadia e Giovanni Santini, Enrico Crippa, Riccardo Monco con Anni Feold, Mauro Liassi, Norbert Niederkofler, Enrico Bartolini, premiato anche con il titolo di Chef Mentor. Nell'anno della ripresa della ristorazione post-pandemia, sono 385 i ristoranti stellati con 38 lodevoli novità. Da segnalare anche 18 retrocessioni e 10 estromissioni per chiusura temporanea o definitiva. I bistellati sono oggi 38, comprese 4 new entry, tutte legate a cuochi con età inferiore ai 35 anni. La guida rossa incrementa le sfumature green con 48 stelle verdi che premiano la sostenibilità. Forchette, gamberi, bottiglie, mappamondi, boccali e cocotte sono i simboli che continuano invece a caratterizzare la guida del Gambero Rosso 2023. Il massimo riconoscimento, le 3 forchette, è attribuito a 44 locali. Confermato al vertice il triangolo d'oro, Romito, Bottura e Beck, mentre lo scettro di ristoratore dell'anno passa al veneto Giancarlo Perbellini e quello di novità dell'anno a Vito Mollica. I baci non mentono e da 2 a 5 sono quelli usati per valutare i migliori ristoranti dalla guida Bibenda. Nell'edizione che verrà presentata il 3 dicembre le eccellenze restano 28, ma a trionfare su tutti è Casa Vissani. La poesia del gusto vale il viaggio e il golosario ristoranti firmato da Massobrio e Gatti segnala 3.800 locali attribuendo 467 corone e 911 faccini radiosi. Nell'edizione 2023 l'ambito riconoscimento dell'unica corona radiosa rossa è assegnato alla trattoria La Brincadinè, orgoglio ligure d'Italia.